oggi proviamo un'altra tecnica di estrazione dei pellet che prevede l'utilizzo del crick. Questo lo trovate in montagna e da un certo punto di vista, grazie all'inciviltà delle persone, io ottengo strumenti gratis. E l'idea è quella di mettere appunto il crick tra una tavola e l'altra, provare a fare pressione e vediamo se si riesce a estrarre gli iodi. Eccoli qua, gli iodi dalla sede. Okay, l'abbiamo allentato. A questo punto passiamo al blocchetto centrale. Non forzate troppo perché rischiate di spaccare la tavoletta, però ovviamente un po' di pressione c'è bisogno. Ok, una volta estratti gli iodi per un po' dalla loro sede, possiamo procedere nel modo tradizionale, insomma, con il martello da carpentiere o quello che sia. Ok, voilà. Normalmente funziona abbastanza bene quando i blocchetti sono di precompresso. Il vantaggio è che riusciamo a estrarre le tavolette senza rovinarle, senza colpirle con il martello o senza segare, e quindi estraendo più facilmente i chiodi e tenendo poi alla fine legno pulito, diciamo così. Come potete vedere, ovviamente questo è un cavalletto, quindi è pensato per agganciare la macchina in questo incavo qui. Noi invece utilizziamo questa parte qui per spingere la tavoletta in su e la base per spingere la tavoletta in basso sotto. Quindi se volete aumentare la superficie di scambio della pressione, potete utilizzare un pezzettino di metallo semplicemente appoggiato. In questo modo, diciamo, distribuiamo la pressione su una superficie più grande e aiutiamo il sollevamento della tavoletta. Okay. E voilà. Il metodo non si può utilizzare per le tavolette di sotto, ovviamente, perché non abbiamo nulla con cui far pressione, però possiamo iniziare a smontare i controblocchi e poi battere gli iodi in modo tradizionale. Se il video vi è piaciuto, un thumbs up è ovviamente sempre molto ben gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete. Ciao! Grazie!